La prima questione riguarda un argomento che è già stato affrontato e che ha a che vedere con quella che è stata definita fino adesso la fluidità, cioè qual è il metodo da applicare per affrontare le questioni dal punto di vista di un produttore di editoria digitale, naturalmente non trascurando l'intera filiera del libro, perché ovviamente questi sono l'approccio deve essere dal nostro punto di vista necessariamente integrato. La seconda questione riguarda un settore specifico dell'editoria che è quella universitaria, e per universitaria intendo anche il ragionamento che si potrebbe fare sulla saggistica anche applicata all'università, alla luce appunto delle innovazioni tecnologiche e anche alle trasformazioni delle tecnologie dell'educazione dell'università. E la terza questione ha a che vedere con invece i modelli di business per un'azienda di dimensioni medio-piccole ubicata al sud. Ovviamente io porto questa testimonianza, e quali sono stati o saranno i vantaggi nel quadro dello sviluppo di un'editoria di quarta generazione. Naturalmente cercherò di essere quanto più sintetica possibile, perché le questioni sono troppo grosse, quindi insomma sono sicura che il tempo a disposizione, scusate lo schematismo e il fatto che forse leggerò qualcosa, ma insomma. Abbiamo organizzato un paio d'anni fa a Napoli un convegno sull'ebook, e quel convegno fu aperto proprio con una frase di Gino Roncaglio, fu presa a prestito una frase di Gino Roncaglio, ovvero come guardare lui diceva, chi leggerebbe un libro sullo schermo di un computer? Questo lo diceva nel 2001, quando appunto l'Università della Tuscia organizzò un primo punto della situazione sull'ebook. Quindi in realtà questa domanda lui tra l'altro l'ha riproposta anche oggi, è ancora molto, molto importante, soprattutto dal punto di vista di come leggerebbe il testo in formato elettronico. Quindi, diciamo, partendo da questo, io penso che noi ci troviamo di fronte a un passaggio epocale più o meno indolore dal testo cartaceo a quello digitale, ma soprattutto ci troviamo di fronte a una trasformazione, già stato detto, lo ribadisco, di svariati oggetti per i quali esistono differenti modalità di creazione, produzione, fruizione e tutela, perché non è ancora stato nominato uno dei cuori del problema, che è appunto quella della protezione del diritto d'autore e l'apertura della rete. Quindi ci troviamo di fronte quindi ad una serie di oggetti materiali e virtuali che vanno dal testo tipografico classico, quello stampato proprio con i caratteri tipografici, al testo tradizionale stampato invece con il print on demand, quindi con una tecnologia innovativa, all'ebook con i vari formati, ai materiali integrativi online, agli oggetti learning, alle video lezioni, agli audiolibri in MP3, ma questo solo per dirne alcuni. Quindi una pluralità di oggetti, di contenuti, ma anche di supporti e di fruizioni, che forse varrebbe la pena considerare tutti insieme, cioè nel senso che noi prima, per riferendoci a questo oggetto, utilizzavamo una sola parola, libro, e con questo insomma facevamo riferimento a una serie di anche varianti che nel corso dei secoli ci sono state, ovviamente, ma in realtà oggi abbiamo bisogno di utilizzare una prospettiva plurima per inquadrare questi oggetti, sia dal punto di vista della creazione, che dal punto di vista della produzione, ma anche dal punto di vista della fruizione. Quindi diciamo questi tre elementi, e forse anche tanti altri, vanno guardati contemporaneamente, che era un po' la cosa anche che si diceva prima. Quindi produco un testo pensando ad un supporto di fruizione. Quindi diciamo questo ci interessa moltissimo, secondo me, in quanto produttori di contenuti, e anche se
sicuramente, come si diceva prima, i grandi produttori di hardware e software stanno un po' dettando regole a cui in qualche modo o ci adeguiamo o cerchiamo di adeguarci. Quindi in questo senso noi siamo costretti a fare quotidianamente come editori continue scelte per trovare le formule che di volta in volta ci sembrano più consone, più anche vicine, diciamo, al tipo di produzione. Poi dipende anche dal, è diverso produrre un romanzo dal produrre un testo per l'università o produrre un testo di reference. Quindi il percorso è integrato, ma anche dirò la cosa che mi ha colpito molto, mi sembra anche che un altro aspetto da non considerare è anche la dimensione multitasking, cioè il fatto che le fruizioni possono essere plurime e contemporanee. Mi ha colpito molto questa ricerca che è stata citata sul giornale della libreria della Kaiser Family Foundation sui giovani americani, che sottolinea appunto come le generazioni, le nuove generazioni, passano 7 ore e 38 minuti al giorno nell'utilizzo contemporaneo di più media, per gli usi ovviamente più vari, cioè ovviamente no. Il libro qui non è proprio menzionato, quindi diciamo questo in qualche modo ci lascia un po' col fiato sospeso, con al cuore appunto, con il cuore del problema, che è il dilemma tra il DRM, l'apertura della rete, che si avvia proprio anche a vivere un conflitto di interessi reale tra la fase creativa e quella produttiva, tra la commercializzazione del prodotto e la sua diffusione sul web. E quindi anche in questo caso andranno cercate soluzioni per affrontare la questione, che per gli editori credo che sia stata una questione importante, deterrente anche per avviarsi nel processo di commercializzazione dei contenuti anche attraverso la rete.